Vi aggiorno sulla cassa integrazione in deroga, ma vi faccio un appello: diffondete questo video per far sapere a tutti i lavoratori che hanno diritto alla cassa integrazione, ma che non l'hanno ancora ricevuta, che cosa realmente sta accadendo. Il governo che cosa ha fatto? Decreto cura Italia, il primo decreto economico nel periodo di crisi sanitaria, 25 miliardi, c'è la cassa integrazione in deroga. Tutte le imprese che hanno chiuso per evitare quindi licenziare i propri dipendenti hanno accesso, anche le imprese con meno di 15 dipendenti, alla cassa integrazione. E che cosa devono fare? Che cosa hanno fatto? Hanno fatto la richiesta alle regioni di accesso alla cassa integrazione. Per farvi capire, Lombardia, il 29 di aprile c'è questo articolo che dice che da settimane, settimane, settimane sono arrivate 40.000 domande, 40.000 domande di imprese che chiedono per i loro dipendenti la cassa integrazione. Al 21 di aprile, ve l'ho già detto in un video precedente, la Lombardia di queste 40.000 ne aveva inviate all'INPS, e questo è un dato drammatico, solo poco più di 700. Il Lazio, che ha iniziato a inviare il 2 di aprile, al 21 di aprile ne aveva inviate tutte, 31.000 domande. Quindi nel Lazio i lavoratori hanno già ricevuto quasi tutti la cassa integrazione. I lavoratori lombardi invece non l'hanno ricevuta, perché tra il 21 e il 29 la Lombardia qualche cosa ha fatto, ma è in clamoroso ritardo, solo 8.009 richieste su 40.000. E siccome le ha inviate solo in questi giorni, l'INPS le sta processando, i lavoratori lombardi non le hanno ricevute perché 32 delle 40.000 non le hanno, la Lombardia non le ha ancora lavorate, e le 8.000 le ha inviate solo in questi giorni. E questi sono tutti i dati che trovate sul sito dell'INPS. Ma se andate a guardare un po' di queste 40.000, sempre su questo articolo del Corriere, l'assessore al lavoro della regione Lombardia, l'assessore Melania Rizzoli, che guardate che cosa dice, ammette che ci sono stati degli intoppi. Alla faccia degli intoppi, ci sono stati dei disastri di natura gestionale. Ma se andate a leggere l'articolo in questo pezzo, vedete che c'è una società partecipata che funge proprio da politiche lavorative, che si era messa a disposizione, aveva chiesto alla Lombardia, testuali parole della consigliera metropolitana delegata alle politiche del lavoro, perché questa società partecipata somma 69 comuni metropolitani, avevano detto loro: siccome noi abbiamo un sistema informatico che abbiamo dato anche alla regione Puglia, che tra l'altro è tra le prime regioni ad aver inviato le richieste grazie a questo sistema informatico dell'AFOL, ci mettiamo a disposizione, vi mettiamo a disposizione le nostre competenze per accelerare. Se guardate un po' che risposta hanno ricevuto dalla Regione Lombardia, mi è stato risposto, virgolettato: l'importante è che state fermi. Non pensavo, lei dice, questa consigliera metropolitana, si riferissero anche a loro stessi. Insomma, sembra dire che la regione che ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte dell'AFO dica: no, no, facciamo tutto noi. Ma hanno fatto malissimo, hanno fatto un vero disastro. E i lavoratori questo lo devono sapere, perché in momenti come così drammatici, ogni giorno di ritardo è una sofferenza in più. Ci sono decine di migliaia di lavoratori in tutta Italia, ma soprattutto nelle tre regioni gestite dal centrodestra, la Lombardia, la Sardegna e la Sicilia, che non hanno ancora ricevuto niente per colpa della cattiva amministrazione dei governi di quelle rispettive regioni, che invece troviamo sempre in TV o nelle radio a scaricare le responsabilità sugli altri. È l'esatto opposto. Io faccio questo video che vi chiedo di condividere più possibile, perché dobbiamo ottenere due obiettivi. Noi come Movimento 5 Stelle stiamo lottando con tutte le nostre forze. Uno, facendo decreti come il Cura Italia da 25 miliardi, e ora faremo un altro decreto da 55 miliardi che darà la cassa integrazione anche per i prossimi mesi. E in Regione Lombardia i nostri consiglieri regionali stanno facendo interrogazioni su interrogazioni per andare a chiedere alla regione, ai leghisti, che cavolo stia succedendo, perché questi ritardi, perché questi disastri. Ma vi rendete conto che decine di migliaia di lavoratori, soprattutto in Lombardia, in Sicilia, in Sardegna, ogni giorno aspettano che gli venga erogata la cassa integrazione, cioè lo stipendio, e ogni giorno che passa non gli viene erogato, e aumenta la sofferenza anche di natura psicologica per questi lavoratori. Noi stiamo lottando per due obiettivi: uno, che queste regioni si sveglino, e per farle svegliare dovete diffondere questo video, dovete di aiutarci a diffondere i fatti come stanno, la verità. E secondo, dire a quei lavoratori
che stanno aspettando i soldi che gli spettano per la cassa integrazione, che non è colpa del governo che il decreto Cura Italia l'ha fatto, che non è colpa dell'INPS che al 29 aprile ha processato 7.903.434 beneficiari, li ha erogati assegni che per il sostegno al reddito, per il sostegno all'occupazione con cassa integrazione, assegni ordinari in poche settimane, erogazioni che l'INPS solitamente fa in 5-7 anni, quindi anche l'INPS si è riattivato grazie anche al Movimento 5 Stelle, alla scelta del Movimento 5 Stelle, e quindi la responsabilità non è del governo dell'INPS ma delle regioni. E questi lavoratori arrabbiati, depressi, stanchi, devono sapere chi ha la colpa e devono sapere con chi se la devono prendere, che molto spesso, e lo dico veramente con dispiacere e sofferenza, sono proprio quelli che sono fissi in TV a contestare gli altri senza assumersi le proprie responsabilità, ma soprattutto senza risolvere, questo è il dato più grave, le loro enormi inefficienze in Lombardia sulla sanità, disastro totale nella gestione leghista della sanità e ora anche nella gestione delle politiche del lavoro. Lombardia, Sardegna e Sicilia sono le ultime tre regioni che stanno processando le domande delle imprese per l'accesso alla cassa integrazione, stanno facendo soffrire decine di migliaia, anzi centinaia di migliaia di lavoratori che avrebbero dovuto già avere in tasca i soldi dello stipendio in cassa integrazione e invece per colpa delle loro inefficienze e della loro cattiva gestione non ce l'hanno ancora fatto. Aiutateci, condividete questo video, fate sapere la verità delle cose, perché non è più possibile che la gente soffra e pensi che la colpa è di qualcheduno, cioè il governo, l'INPS, ma invece di qualcun altro, i governatori delle regioni.